siamo con Simone, vicepresidente della Fortuna di Borgo e anche con Massimo Scapigliati, vice capitano allenatore, della squadra della Fortuna di Borgo. È una partita determinante perché dopo Castello, il pareggio 0-0 con Castello, vi scontrate con Bottaia e quindi è una partita determinante sia per voi che per voi. Mi rivolgo innanzitutto all'allenatore, ora per l'aspetto tecnico, cosa prevedi per questa partita, se avete fatto delle modifiche per cercare di sostanzialmente di raggiungere la lista che ce l'ha. Abbiamo cambiato qualche giocatore perché la volta passata col Castello non c'era verso di metterla una dentro e ci abbiamo avute molte più occasioni di Castello. Però non siete riusciti a vincere. No. Una partita all'ultima partita che è finita con lo 0-0, ricordiamo, con due espulsioni, una partita tirata questa sera. Quali sono però i vostri punti di forza? La difesa e il centrocampo. Quindi la miglior difesa per poter poi partire in contropiede, questa sarà un pochino la tattica. Invece a te Simone, tornando un pochino più vicino alla contrada, vorrei chiederti il successo di questa manifestazione che sembra sempre più crescere. Siamo partiti da un calcio a 5 per poi finire a un calcio 11 contro 11 con tanti di arbitraggi della WISP, quindi un arbitraggio regolamentare. Sì, sicuramente un bel torneo che soprattutto la contrada Borgo, penso anche le altre contrade, ora io non mi sono messo a guardare quelle altre liste, comunque ha cercato di coinvolgere i propri contradaioli più vicini, diciamo, perché comunque c'è forte interesse, come dicevi te Marco, a questa competizione che tutti gli anni porta sempre più gente. Si ringrazia anche la Pianese che comunque ci dà la disponibilità del campo e niente, speriamo che continui così. Speriamo più che altro di vincere anche stasera. Quindi ancora una volta le contrade attraverso l'aspetto tecnico, rappresentato da Massimo. Sicuramente. E attraverso te come contrada danno una grande dimostrazione di unità e anche di competizione, perché giustamente una vittoria ci deve essere, quindi inaugurano un po' l'estate e quasi il periodo pariesco, perché poi ora arriveremo alle feste di luglio, anche come contrada di Borgo avete una grande festa che è il Procinello. Più altre manifestazioni che avete anche. Tutte le contrade nel periodo di luglio sì, faranno le proprie feste, nella seconda settimana c'è la nostra che è il Procenello. Allora Massimo, però vorrei affrontare con te, intanto che le squadre sono appena entrate in campo, un serio problema che si è posto, la concomitanza del Mondiale di Brasile proprio durante il nostro torneo. E molte contrade e anche a Metanews ha riportato sui propri siti internet e sui propri video questo problema. La FIFA non ha interpellato le contrade di Biancastagnaio e neanche il magistrato delle contrade nel programmare i mondiali in Brasile. Cosa ne pensi tu del comportamento leale e sleale? Dai anche tu la tua opinione e il tuo richiamo verso la FIFA Blatter Platini. Avevano paura dei cali degli ascolti e allora di conseguenza ci hanno boicottato. Guarda, hai toccato proprio il tasto, anche la RAI ha mandato continuamente fax in comune al messaggio di contrario della Meta News per questo calo di ascolti. Noi abbiamo cercato di far capire che questo è il vero torneo mondiale, il torneo delle contrade di Biancastagnaio, e dovrebbero stare un pochino più attenti nel programmare. Dimmi se anche tu e la tua squadra e anche la tua contrada siamo d'accordo. Tutti d'accordo. Quindi porteremo avanti questo messaggio a livello internazionale. Sì. Certo. Va benissimo, ti ringrazio. Massimo Santelli, difensore della contrada di Borgo, è un po' il factotum di questo torneo che da anni segui direttamente come dirigente di contrada e anche all'interno del magistrato. Le tue prime impressioni sul successo e sull'organizzazione di questo torneo? Ma sai, il successo, le contrade quello che fanno riesce sempre tutto bene, dunque il successo si vedrà alla fine. Le tue impressioni da tifoso proprio della tua squadra? Ma sai, io mi piace il calcio, dunque mi garba vedere tutte le contrade. Certo che tipo per la mia contrada, perché so di Borgo, giustamente. Mi sembra che quest'anno sono un pochino più competitivi dell'anno scorso. Vediamo alla fine che scapperà fuori. Infatti proprio si sta giocando ora Coro Voltaia, altre due avversarie che già finaliste. Sono già due squadre un pochino di alti livelli. Te diciamo, poi li segui molti perché hanno giocato nella Pianese o giocano nelle squadre vicine. Questo campo, proprio in quest'area, verrà corso il palio. Cioè è stato garantito, sei parte del difensore delle contrade, è stato garantito dalla nuova amministrazione da regolare svolgimento, la preparazione della pista e anche la Pianese ha dato il suo contributo verso le contrade rispettando i tempi prestabiliti.
quindi è tutto a posto da quando, dalle riunioni. Io penso che dalla riunione che abbiamo avuto con il sindaco ci ha assicurato che la pista è a posto, che quando ci servirà per il 20 di luglio comunque ci si deve fidare del sindaco, penso. Oh, che ci rappresenta tutti. Certamente, ti chiedo l'ultima cosa, c'è stato un rinnovo, l'ho chiesto anche agli altri difensori, il rinnovo del rettore del magistrato, sì. Marco Bagno ha lasciato il suo incarico per motivi personali, Giuseppe Sani, un grande storico del paese, di Piancastagnaio e di tutta Lamiata, è il nuovo rettore. Le tue prime impressioni, dopo le prime riunioni che abbiamo fatto insieme, e le tue considerazioni su Marco Bagno e sul nuovo rettore? Ma Marco Bagno secondo me è stato uno che ha rilanciato tante cose per il Paio, ha ambientato per esempio la presentazione del primo di agosto, ha ambientato l'asta e bacchetta che l'ha risistemata parecchio, svolgendola cupello, di notte e così via, il cupello che è stato un pochino rivalorizzato, insomma Marco Bagno certamente ha fatto tanto per le contrade. Ora Giuseppe Sani lo vediamo un po' nelle prime armi, sembra, no, a me mi piace perché è uno che sembra che insomma ci abbia carattere, vedremo però certamente nel proseguito dei giorni come sì, probabilmente però, insomma ecco, sembra che sia abbastanza all'altezza, insomma, certamente, poi è una persona che ha anche esperienza all'interno dell'amministrazione comunale, sì, certo. Avendo fatto il consigliere comunale, e poi è anche un grande storico, ha scritto moltissimo sulle contrade, lui la storia di Piano la conosce bene, insomma la conosce come davvero come dipi delle mani sue, insomma avendo scritto anche tanti libri, diciamo, esattamente tanti libri sulle contrade, sulla storia. Allora Massimo, ti auguro al di là del Torneo delle Contrade un grande lavoro, ci aspetta a te e anche a me che facciamo parte del Mestrato delle Contrade un paio di mesi molto importanti, la preparazione per le contrade verso il Palio, della pista e di tutta la festa. Ti auguro veramente un buon lavoro a te e a tutta la tua contrada. Io lo auguro a te perché sono nella solita barca. Un cordiale saluto da Lamiata News.